Ci troviamo a Orfeio, è domenica 9 agosto e è già iniziata la gara di tiro con l'arco. È una gara che è piuttosto articolata, si svolgerà lungo le strade dell'intero paese. In effetti, ci hanno spiegato, sono 14 piazzole disseminate ovviamente in punti diversi, ognuna che presenta difficoltà diverse. Sono appunto diversi anche qui gli arcieri che partono da ogni piazzola e che dovranno completare il giro. Questo però è tutto quello che io so. Per farci spiegare di più ci dobbiamo rivolgere a Vincenzo, che appunto abbiamo già conosciuto, uno degli organizzatori, è stato anche allenatore, per cui sicuramente istruttore sicuramente ci può spiegare. Tutti quelli che mi hanno conosciuto si sono pentiti di avermi conosciuto. Noi no, non ancora. E quindi adesso ci potrà spiegare tutto quello che non abbiamo detto, è sicuramente tantissimo in merito a questa gara e a questo tracciato. Io ho detto molto approssimativamente quante sono le piazzole e ognuna ha una difficoltà diversa. Quali sono queste difficoltà però? Ma in questo paese non ce ne sono molte, perché in effetti siamo in un territorio piuttosto pianeggiante rispetto a quello che io auspico ogni volta. In questo paese il percorso l'abbiamo spalmato dentro il paese e senza creare grosse difficoltà, perché non è un percorso vero e proprio come da calendario oppure da campionato. Siamo tra amici, ci divertiamo e abbiamo portato io e Peppe Saluses in questo paese, abbiamo fatto conoscere questo sport e la gente è rimasta veramente contenta e anche appassionata. Anche affascinata, perché comunque il tiro con l'arco ha sempre un suo fascino che insomma rimane e è trasversale, perché riguarda sia uomini che donne e anche veramente tutte le età. Anche i ragazzi, anche i bambini, infatti oggi gareggiano diversi ragazzi giovani. Noi siamo sempre disposti a tirare su i nostri ragazzi, perché questo sport deve continuare, non può morire, a prescindere da chi vuole che poi scompaia o meno, assolutamente. Il tiro con l'arco è nato con l'uomo, ma scherziamo. Abbiamo detto che gli archi sono diversi e anche le distanze da cui si tira sono diverse. Ovviamente ogni arco ha delle sue caratteristiche e una difficoltà diversa anche qui. Diciamo che il regolamento ci impone delle distanze minime e massime. Nel tiro hunter, dove le distanze sono sconosciute, abbiamo detto è quello da caccia a cui faceva riferimento prima? No, l'arco olimpico, il compound, le distanze massime sono, siamo intorno ai 55 metri, mentre per l'arco da caccia, come dici tu, e l'arco nudo, la massima distanza è 45 metri, per cui parte da 5 a 45 metri. Chiaramente questa c'è tanta differenza tra 5 e 45. Proprio di sì, per cui la difficoltà non è poca. Poi non incontriamo solo bersagli in piano, per cui tu devi in qualche modo stabilire, a parte la distanza, ma in un tiro molto inclinato, la parabola non è la stessa che in piano, tutto cambia, per cui devi sapere quanti metri devi aggiungere o quanti metri devi togliere. Questo chiaramente, questa è un'ulteriore difficoltà. Questo chiaramente si impara a farlo allenandosi con l'esperienza. Con l'esperienza tutto viene fuori e tutto diventa più facile. Però non sempre è così semplice, perché anche se conosci la distanza, poi le frecce le devi tirare. C'è l'arco migliore, pensano che l'arco invece no, perché l'arco migliore è il manico che c'è dietro. Se è migliore l'arciere dietro, l'arco migliore migliora la cosa. Se l'arciere non c'è, la peggiora la cosa, perché lo sbaglio che fai lo moltiplica, non è che lo semplifica, perché l'arco siccome che è molto veloce e quando sbagli complica la cosa. Mm.
Casualmente abbiamo incontrato una persona che conosce. Sì, esatto, ci troviamo vicino al mio ragazzo che sì, qualcosa l'ha presa anche da me perché gli ho insegnato io da ragazzo. Comunque è stato un grande campione. Dai 10 anni fino a 19 anni non ha avuto mai avversari. È stato 4 volte campione italiano, un bronzo ai mondiali, non so, vabbè, tutto. Lo presentiamo, lo non presentiamo. Abbiamo detto il nome. Damiano Scaramuzza. Ero piccolo, diciamo. Quindi dai 10 ai 19 anni, campione indiscusso. Sì, oddio, indiscusso, insomma, diciamo, cioè, l'ha detto lui perché è mio padre. No, c'erano molti avversari in realtà, insomma. Poi facevamo gare, ogni tanto vincevo io, ogni tanto vincevano loro, insomma. La specialità era questa, era l'hunter field. Quindi allora spiegaci, ecco, sì. Qual era la difficoltà maggiore? La difficoltà maggiore era trovarsi in un bosco e valutare le distanze ad occhio e tirare in base al tipo di bersaglio che trovavi, alle condizioni atmosferiche, ovviamente piove, neve. Ecco, per esempio, le condizioni atmosferiche possono cambiare, come vediamo oggi. Esatto. Quindi uno può cominciare una gara magari con il sole, sì, e poi ritrovarsi con la pioggia. Sì. Che cosa, cioè, a livello proprio di tecnica, che cosa cambia? Beh, oltre al fastidio dello stare fermo, sì, sotto l'acqua. Intanto te devi portare, diciamo, da coprirti, ombrelli, keyway, ovviamente l'attrezzatura cambia. L'altra cosa che cambia è che devi in qualche modo valutare il fatto che ovviamente la pioggia pesa sulla freccia. Ogni volta che tiri una freccia devi valutare il fatto che hai questa ulteriore difficoltà del fatto che la pioggia ti cade davanti agli occhi, vedi meno bene, la freccia è più pesante, l'arco reagisce meno bene e quindi devi valutare, aggiungere un paio di metri alla tua valutazione e tirare in base a questo. Comunque questa è un'altra postazione. Qui 12 metri e mezzo indica chiaramente la distanza lineare è stata stabilita, misurata, però l'arciere deve calcolare su un piano, è un conto perché la freccia fa parabola, non è un tiro teso, anche il fucile tiro teso fa un po' di parabola, ma l'arco è un po' più lento e ne fa ancora di più. Allora, se è piano è un conto, è più lunga, se è in salita è molto più corta perché impatte prima al bersaglio. Allora, mentre gli altri arcieri hanno continuato, noi ci fermiamo qui perché, come si vede, è aumentata, esatto, è aumentata l'intensità della pioggia e noi restiamo sotto la tettoia. Approfittiamo però per conoscere meglio Enrico Ranocchi, veterano del tiro con l'arco, della storia del tiro con l'arco italiana. Ecco, quindi una parte della, perché buoni, è d'esperienza, no, ecco. L'arco, vediamo che è prima di tutto un arco decisamente diverso da quelli che abbiamo visto, sì, finora. È un arco, diciamo, primitivo, viene chiamato lombò, anche se questo è un modello un pochettino più piccolo perché è adatto alle mie caratteristiche, tutto qua. Perché ovviamente ogni arco deve riflettere un po' la persona che lo utilizza. Certo, è perché ha un allungo di braccia diverso e perché ha anche una espansione e una potenza sulle braccia diverso, per cui ogni arco è personale. È particolarmente difficile tirare con questo tipo di arco perché non ha mirino, non ha niente? No. No, è no, perché, non è difficile. No, è un divertimento, è proprio, cioè riesce fuori nuovamente quello che è la natura dell'uomo, si è difeso e si è procurato il mangiare con l'arco. Quindi ha imparato usando questo arco e questo si continua ad usare ancora. Esatto. Da quanti anni tira con l'arco, Enrico? Questa è una domanda che non mi doveva fare. Diciamo che ha cominciato da bambino, ecco, bella quanti domanda, anni? No, pensi un po', sono 41 anni. Purtroppo abbiamo visto che durante la gara ha cominciato a piovere,
ha continuato a piovere poi in maniera sempre più insistente, per cui è stata dovuta, si è stata dovuta fermare un po', quindi è stata sospesa la gara in un punto in cui erano arrivati più o meno tutti. Per cui si prende il minimo e da lì insomma si calcola il punteggio. Esatto, così in, si fa. Ecco, in questo modo chiaramente avete calcolato i vincitori e sono divisi uomini, donne per le diverse categorie. Le diverse categorie. Come funziona? Diverse divisioni si chiamano, perché esiste la divisione compound, olimpico e arco nudo. E siccome purtroppo, come hai detto bene tu, il tempo è stato un po' così bruttino, abbiamo sospeso la gara, dove tutti gli arcieri hanno fatto lo stesso numero di piazzole. È stato divertente, è stato interessante e abbiamo visto una cosa che è particolare, il fatto che comunque non si vede sicuramente spesso, ma è particolare proprio l'atmosfera che c'è, l'amicizia, il senso proprio di calore, di famiglia tra tutti i partecipanti. Io sono l'allenatore quasi di tutti questi ragazzi. Però per me sono come i miei allievi figlioli, che ne sono. Io quando vincono, quando fanno una bella gara e sono contenti, io sono soddisfattissimo. Ovviamente nessun evento e nessuna festa può essere realizzata senza il grandissimo impegno del comitato organizzatore. Qui abbiamo due esponenti, le due colonne un po' del comitato di Orfeo, Paola e Gabriella. È stato un grande lavoro, purtroppo la pioggia un po' ci ha limitato in questa giornata, però l'animo, comunque lo spirito è ancora molto, molto attivo. Quanto è importante comunque ogni anno sforzarsi per organizzare questi eventi? Sì, diciamo che la cosa bella di questo paese è che noi ogni anno cerchiamo di trovare energie nuove, di trovare spunto veramente per fare sempre meglio, e guai a buttarsi giù, a non trovare sempre nuove soluzioni, a non portare avanti iniziative che fortunatamente fanno rivivere queste piccole realtà a cui noi teniamo tantissimo. Ovviamente questi piccoli paesini, queste piccole realtà della provincia devono rivivere nei mesi estivi e in effetti è un pullulare di feste, di sagre, di eventi organizzati da Rieti in poi. In poi, sì. Io voglio davvero esprimere un apprezzamento al Comitato Festeggiamenti. Io ho raccolto il cortese invito che mi hanno fatto ed è veramente bello e molto interessante seguire tutte le manifestazioni che si snodano lungo i paesi di tutta la provincia. Naturalmente l'estate ci sono tante persone che tornano dai luoghi di residenza, da Rieti, da Roma, dal resto del paese. Dobbiamo fare in modo però che l'estate sia una leva per far conoscere i nostri paesi ai tanti che non li conoscono, perché l'obiettivo deve essere quello di farli vivere tutto l'anno questi paesi, perché purtroppo c'è un rischio grosso, che è quello dello spopolamento. Noi dobbiamo contrastarlo naturalmente difendendo i servizi in queste aree della nostra provincia, ma facendo anche in modo che magari qualcuno possa decidere di acquistare qualche abitazione e magari venire a vivere da queste parti, perché sono davvero dei luoghi splendidi, una pregevolezza ambientale assolutamente unica, e credo che insomma l'impegno che ci mettono i partecipanti, quelli che fanno parte del Comitato Festeggiamenti, la dice lunga anche sul legame di grande compartecipazione ai destini della comunità che hanno tutti, ed è bello venire qui e vedere che tutti davvero si danno da fare e si mettono a disposizione per il bene della comunità. Quindi dobbiamo anche imparare un po' da questo e cercare di riscoprire il senso di appartenenza alla comunità, del quale abbiamo molto bisogno soprattutto in questo momento. Io davvero gli faccio i complimenti al Comitato Festeggiamenti, perché insomma, a parte oggi la pioggia, però davvero tante iniziative durante tutto l'anno, e quindi insomma Orfeo si propone ai ratini, ai romani come luogo di villeggiatura, e credo che questo debba essere promosso a tutti livelli. Cristiano Coralli, il saluto dell'amministrazione ovviamente oggi è affidato a te. Purtroppo il tempo non è stato clemente, però nonostante questo maltempo, come vedete, c'è molto calore, c'è amicizia e riusciamo a stare insieme anche con questo tempo. E il Comitato di Orfeo da molti anni è stato uno dei pionieri di iniziative al di fuori della solita sagra, quindi abbiamo portato avanti idee sia dei giovani
e di qualunque persona.